di cose che sono parzialmente già note a voi, ma che riguardano soprattutto le iniziative che Futuro e Libertà ha inteso lanciare in, in queste ultime giornate. In particolare mi pare che vi sia un momento che getta tra l'altro la pubblica opinione, tanto più nello sconforto e nel disagio per le notizie che giorno dopo giorno in qualche modo dipingono la politica come il mondo del marcio, il mondo della corruzione. Se ci sono barbari sognanti, noi vediamo che ci sono piuttosto molti barbari predoni. Vediamo che la cattiva politica, e non solo la politica, è tutto un mondo, insomma, una cattiva società dà una pessima immagine di sé. Gli italiani vivono una fase che è socialmente difficile perché questo è un paese che vive un momento di difficoltà che è economica, che è sociale e che giorno dopo giorno i dati confermano. Il trend della disoccupazione che continua a salire, la disoccupazione giovanile che ormai supera il terzo, il 33% per quanto riguarda quella delle donne, addirittura una su due. E tutto questo in una politica che, ripeto, sembra non solo dare cattivi esempi, ma nemmeno dare risposte. Noi da parte nostra ci proviamo su una serie di atti che impegnano profondamente da una parte noi stessi, anche moralmente, parlerà più diffusamente di me Fabio Granata della vicenda del codice etico, che ci siamo autodati, autogarantiti per esempio nella presentazione delle nostre liste elettorali, ma anche e soprattutto per quella serie di iniziative che intendiamo lanciare o che abbiamo lanciato in queste giornate e che vedranno comunque a partire dal prossimo fine settimana una presenza forte di Futuro e Libertà sulle piazze, nelle vie, in tutti i comuni, in tutte le province. È partita negli scorsi giorni, come avrete notato, prima con un appello in rete di Gianfranco Fini, che ha già prodotto ad oggi circa 4.500 firme, che è già positivo su due petizioni che abbiamo lanciato. La prima è la petizione popolare classica, indirizzata ai presidenti delle due Camere, sulla linea dell'anticorruzione, dove diciamo in pratica che chi è nell'apparato pubblico ed è stato condannato per una serie di reati che sono infamanti in sé e che comunque colpiscono la collettività, deve essere espulso a vita e per sempre dalla pubblica amministrazione. L'altra è una petizione che indirizziamo invece ai segretari dei partiti, e quindi è un atto volontario in realtà che chiediamo, affinché essi stessi si dotino di quello stesso codice etico nostro che noi già abbiamo fatto e noi abbiamo dotato, di cui già ci siamo dotati per quanto ci riguarda come Futuro e Libertà, ma un impegno in pratica a non candidare, a non mettere semplicemente nelle liste elettorali i condannati, anche se solo in primo grado, quindi un fatto di opportunità, evidentemente non è un impedimento legale, ma è un fatto di opportunità. Così come riterremo che per un fatto di opportunità quegli stessi segretari dei partiti che stanno per accedere alla quarta tranche del finanziamento pubblico, o meglio del finanziamento che deriva dai rimborsi elettorali, sono 503 milioni previsti, come sapete, in 5 anni, 300 sostanzialmente sono stati incassati, quindi più della metà. Ad oggi, come è noto, tutti si stanno indirizzando quantomeno un dimezzamento del rimborso. Noi riteniamo che tutti i segretari dei partiti dovrebbero immediatamente dire che non ritirano, o meglio incassano e riversano le due tranche che mancano, quindi 200 milioni attualmente, in un fondo che può essere utilmente destinato per attività sociale. Su questo siamo aperti, come dire, proprio per non fare demagogia. Ma posto proprio il momento socialmente difficile che si sta vivendo, ammortizzatori sociali, fondo per le famiglie di povertà, si buttino là dentro, in quel calderone, o si crei
appunto un fondo a ciò destinato che può essere finanziato immediatamente con quei 200 milioni di euro che mancano o che devono essere riversati nelle casse dei partiti, formalmente come rimborso elettorale, ma come sapete di spese elettorali non fatte, posto che le spese effettive sono calcolate nei 136 milioni dichiarate, vuol dire che già si è incassato sostanzialmente il doppio di quello che era stato speso. Qua mi fermo perché al tavolo con me ci sono i due vice coordinatori, Fabio Granata e Daniele Toto, al quale lascerò la parola soprattutto per la vicenda codice etico, Salvatore Tatarella che invece è l'uomo che gestirà materialmente, che organizzerà assieme ad Aldo Di Biagio, capo della segreteria politica, la raccolta delle firme sulle piazze e sulle strade. Vogliamo anche dirvi che sabato mattina prossimo abbiamo riunito con l'intervento del Presidente Fini tutti i segretari, i coordinatori provinciali di Futuro e Libertà, quindi la nostra sede sabato mattina, proprio per un momento di lancio e di condivisione di questo sforzo che ci terrà impegnati sostanzialmente nei prossimi tre mesi, uno sforzo sul quale, per capirci, vogliamo andare sicuramente oltre quel dato minimo simbolico delle 500.000 firme che presiede ai referendum, ma vorremmo quantomeno raddoppiare. In realtà una petizione popolare è anche meno impegnativa sotto il profilo delle certificazioni, e su fatti che riteniamo siano largamente condivisi, cioè su una linea che è largamente condivisa e che chiede proprio la pubblica opinione. Salutando anche il Presidente Benedetto Della Vedova che ci ha raggiunto e che noi abbiamo voluto spostare a Montecitorio, alla sala stampa della Camera, questa conferenza stampa che dovevamo tenere in un primo tempo, così come gli amici della stampa e delle agenzie ricordano, presso la sede nazionale del partito, conferenza stampa alla presenza di Gianfranco Fini la settimana scorsa. Per sensibilità istituzionale e per evitare strumentalizzazione alla luce di ciò che proprio in quelle ore accadeva, soprattutto in relazione alla vicenda che riguarda la questione che riguarda la Lega, abbiamo ritenuto di annullare quella conferenza stampa e proiettarla in questa sede, proprio per dare, come dire, l'idea che la nostra iniziativa non è né estemporanea né propagandistica, ma è una iniziativa, soprattutto quella che riguarda il codice etico, di grandissimo spessore e proposta politica. Perché se ho in un periodo sufficientemente lungo della recente storia politica c'è stata quella insopportabile ritornello della magistratura, faccio un passo indietro, noi abbiamo con questa petizione chiesto che la politica ne faccia due in avanti, anziché chieda alla magistratura di farne uno indietro. E a prescindere da tutta una serie di considerazioni su diritti e principi che per noi restano inviolabili, primo fra tutti quello di presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione, noi riteniamo che la sfera dell'opportunità politica sia altra rispetto a quella giudiziaria. E quindi i partiti, così come sapientemente ha proposto e avevamo approvato all'unanimità, ma con scarsi risultati applicativi, il Presidente Pisano in Commissione Antimafia, possono darsi, devono secondo noi darsi, Futuro e Libertà si è dato un codice etico attraverso cui filtrare le proprie candidature a partire da queste amministrative in prospettiva alle nazionali. Proprio in un sistema elettorale, ipotizziamo che non cambi, quindi con le liste bloccate, un codice etico garantisce un'assoluta trasparenza della rappresentanza popolare dei partiti all'interno del Parlamento, senza bisogno di attendere la definizione di processi, le storie dei complotti, le storie delle toghe rosse alle quali non abbiamo mai creduto e partito al quale non siamo mai stati iscritti. Quindi noi diciamo che il codice etico dell'antimafia, così come è stato formulato, Futuro e Libertà lo carica direttamente sulla modalità di formazione delle proprie liste. Tradotto significa che Futuro e Libertà non mette in lista nessuno che è stato rinviato a giudizio, non condannato in terzo, rinviato a giudizio ovviamente per reati particolari all'allarme sociale, da quelli associativi legati alla criminalità organizzata e non, a quelli legati al peculato e alla corruzione, alla turbativa degli appalti, alla frode nelle pubbliche forniture, all'estorsione, al traffico illecito dei rifiuti e all'usura. Così creiamo un filtro certo di una rappresentanza politica che comunque non ha nulla da rispondere alla giustizia.
e parallelamente, attraverso una petizione popolare, per dare ovviamente più forza a quest'atto, proponiamo a tutti i partiti di applicare un codice etico, diciamo così, un attimo più meno rigido, che parli almeno della sentenza di primo grado. Chiunque per gli stessi reati è stato condannato almeno in primo grado non può, per scelta dei partiti, non entrare in lista. Ecco, voglio che questo punto sia chiaro. Che vuol dire per scelta dei partiti? Significa che è un atto politico, siamo consapevoli che non è possibile creare un intervento legislativo che superi la questione costituzionale della presunzione di innocenza, ma l'atto politico sì, perché se, così come per iscriversi a un circolo ci si dà delle regole e si mantengono, per andare nelle liste di un partito il partito si dà delle regole e dice: siccome non succede nulla se tu rinviati a giudizio, non ti candidi, non casca il mondo e non succede nulla di male, noi in una fase in cui c'è questo distacco tra politica e istituzioni preferiamo fare una piccola forzatura rispetto alla tua certa e conclamata innocenza, che poi dimostrare nei gradi di giustizia, per il momento non mettendoti in lista, se sei almeno rinviato a giudizio nel caso della petizione generale condannato in primo grado per tutta una serie di reati che noi indichiamo. L'altra questione riguarda la petizione popolare sulla interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi è condannato, questa volta sì, con sentenza definitiva. Oggi non è così, con sentenza definitiva se condannato per corruzione o per reati contro la pubblica amministrazione e solitamente hai 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e poi torni regolarmente a fare il burocrate, peggio ancora, o a fare il politico o a rappresentare. Noi riteniamo che chi è condannato con sentenza passata, e questo sì che si può diventare una normativa vigente, non può più avere accesso minimo alla pubblica amministrazione, sia sotto forma di burocrate sia sotto forma di rappresentanza politica istituzionale. La terza considerazione è quella di Menia, la ripeto. Noi siamo per il dimezzamento del contributo pubblico ai partiti, su questa linea ci attesteremo e non c'è solidarietà né col governo né col terzo polo né con nulla di tutto questo possibile per noi di Futuro e Libertà, perché si deve dimezzare il contributo pubblico e siccome si deve dimezzare e le due parti rimanenti di contributo pubblico sono oltre la metà che è stata già acquisita, riteniamo che un piccolo tentativo di riaccostare la sensibilità sociale del Parlamento a quello che succede oggi in Italia sia quello di destinare questi fondi, destinati quindi, che sono oltre 300 milioni di euro, a 260, i restanti sono 210-260 credo, comunque una somma considerevole, a un fondo che poi la nostra idea è quella di legarlo ovviamente alle fasce indigenti, però ripeto, come giustamente ha detto Roberto Menia, qui non facciamo la gara a chi è più buono, nel senso che poi questo fondo può servire alle imprese per agevolare la occupazione giovanile, può servire alla Caritas per assistere purtroppo le fasce molto ampie di indigenti che oggi in Italia ci sono. C'è un'azione concreta della politica che, rinunciando volontariamente a questi soldi che proclama di voler rinunciare in futuro, crea subito l'esecutività di un atto che crei un piccolo riavvicinamento tra il palazzo e la società civile. Beh, brevissimamente è difficile aggiungere qualcosa a ciò che è stato detto dai colleghi, se non che io credo che l'azione di Futuro e Libertà si sia sempre caratterizzata da essere un'azione politica appunto di azione e non di rappresentazione. E in questo senso Futuro e Libertà ha dato dimostrazione di essere capace di fare atti concreti che contraddistinguono quella che è la propria azione. In un momento in cui la politica è così scollegata da quelle che sono le istanze e le possibilità dei cittadini, e questo succede anche perché la politica è la politica dell'annuncio, cioè si dice una cosa e poi non viene legato alla concretezza dei fatti, credo che Futuro e Libertà, continuando nella sua tradizione invece di politica non come rappresentazione ma come azione, oggi va appunto presenta questo che è un grande passo avanti rispetto a quello che possono essere le motivazioni per cui un partito politico fa politica. In un momento in cui è così difficile andare a immaginare che il decadimento della politica possa ancora andare a peggiorare, ma è ancora, tra virgolette, possibile, crediamo che per noi sia importante andare a fare ciò che si può attraverso non già solo la scelta di persone attraverso qualità personali, ma anche attraverso uno status che è uno status intrinseco che riguarda appunto la posizione nei confronti della magistratura. Questo serve soprattutto affinché ci sia un nuovo patto tra i cittadini e la politica, e questo nuovo patto sia un patto per cui la politica torna a essere
l'etica della decisione del comando cui il cittadino affida le proprie speranze, i propri pensieri, i propri sogni e non già un campo di persone chiuse in un'autoreferenzialità che, ahimè, purtroppo in questo momento non hanno nessuna possibilità di risolvere i problemi delle persone. Ecco, in questo senso, secondo me, deve essere letto quello che è poi questo appunto da parte di Futuro e Libertà. Grazie. Vorrei sottolineare agli amici giornalisti un dato, che è quello che Futuro e Libertà sta percorrendo una strada difficilissima. Oggi la strada più facile è sparare addosso alla politica e sparare addosso ai partiti. Noi stiamo facendo il contrario, un percorso all'incontrario, perché riteniamo che i partiti, al posto dei quali chi spara sui partiti non ha ancora individuato nulla che li possa sostituire e che sono riconosciuti dalla Carta Costituzionale, siano uno strumento indispensabile per raccordare democraticamente la rappresentanza parlamentare dei cittadini. Allora noi, attraverso questa serie di iniziative, vogliamo dare una risposta all'antipolitica riavvicinando i cittadini alla politica. E diciamo ai cittadini: cominciate a solidarizzare con noi, rafforzate le nostre istanze, e poi noi diciamo a tutti i partiti di tener conto della volontà popolare. Oggi la volontà popolare dice inequivocabilmente che i corrotti e i corruttori debbono star lontani dall'amministrazione pubblica e dalla politica. Di qui le nostre due iniziative, una che è sostanzialmente una iniziativa legislativa, la petizione popolare si rivolge ai Presidenti delle Camere e dice di inserire un accapo nella legge anticorruzione che si sta facendo. A questo proposito voglio sottolineare sottolineare con allarme che l'Italia è l'unico paese europeo che non ha ancora ratificato la Convenzione penale sulla corruzione, che è del 1999. L'hanno approvata e ratificata tutti, meno che l'Italia. Ci sarà una ragione. Allora, il nostro appello è perché A, questa Convenzione venga al più presto ratificata, B, perché la richiesta di cui alla petizione venga inserito nel decreto anticorruzione, C, che questo benedetto decreto anticorruzione, che è stato nel cassetto per troppo tempo durante il precedente governo, adesso con un governo diverso e con una maggioranza diversa, non ha ragione alcuna per sottostare ancora ai vecchi diktat della vecchia maggioranza, che non è più maggioranza. A proposito del finanziamento pubblico, continuando su questa cosa delle petizioni, noi stiamo facendo queste petizioni che partono in questi giorni, avranno i primi banchetti già sabato e domenica in tutta Italia, la stiamo facendo a costo zero. Noi non siamo un partito sobrio, siamo un partito spartano. Per questa petizione non abbiamo stampato un solo manifesto centrale, lo abbiamo predisposto sul nostro sito ed è scaricabile da chiunque che faccia parte del partito o che ci voglia anche accompagnare pur non facendo parte di Futuro e Libertà. I banchetti si fanno senza grande sforzo economico, basta il volontariato. La nostra idea è di raccogliere oltre 1 milione di firme, ma soprattutto di organizzare almeno un banchetto in ciascuno degli 8.000 comuni italiani, a dimostrazione del fatto che la forza espansiva di Futuro e Libertà è una forza radicata su tutto il territorio nazionale, senza eccezione alcuna. Cioè, ci può essere qualche posto dove siamo più forti e dove meno forti, ma siamo presenti ovunque. Sul finanziamento pubblico sono d'accordo sulla utilizzazione di questa parte ai fini sociali, ma voglio dire una cosa, richiamare una frase del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, quando stava, credo in India o in Cina, non mi ricordo dove stava, e quando c'erano dei problemi, si affacciavano dei problemi in Italia, nella sua maggioranza ha detto: se il Paese non è pronto, noi siamo disposti a fare un passo indietro. Ecco, la sfida o il suggerimento che noi diamo al Presidente Monti è esattamente questo. Su questo argomento il Paese è pronto. Allora che sia il Presidente del Consiglio a fare nel provvedimento un suo
un suo decreto, di un articolo, un solo articolo, il finanziamento pubblico nella parte ancora da elargire è sospeso, punto a capo, e sfidasse il Parlamento intero a vedere se c'è qualcuno che osa votare contro un provvedimento del genere. Punto a capo, questo è il momento di dimostrare che questo governo e questo Presidente del Consiglio è diverso dal precedente, che invece aumentò in maniera indecorosa il finanziamento pubblico coperto come rimborso di spese mai fatte, come i bilanci dimostrano. No, due parole, è già stato detto tutto. No, il punto che sottolineava prima Fabio, io credo che sia un punto decisivo, cioè qui non è in discussione il principio, e ci mancherebbe, dell'innocenza fino a prova contraria, però c'è un discorso di opportunità che la politica deve affrontare anche nelle candidature. Io mi auguro, nell'interesse complessivo, che la legge elettorale con cui si andrà al voto non sia questa, e credo, e noi lavoriamo per questo, che si arrivi alla definizione di un nuovo meccanismo elettorale. Ma quale che sia il meccanismo elettorale, il principio di candidature che facciano propri i principi che noi abbiamo definito, e che peraltro sono principi definiti da una risoluzione della Commissione Antimafia, se non sbaglio votata all'unanimità, no Fabio? Quindi non è un testo in qualche modo di parte, sopra, sotto, destra, sinistra. È un principio di opportunità politica che io credo vada ribadito, e su questo l'idea nostra è di innescare una competizione virtuosa anche con le altre forze politiche. Sul finanziamento pubblico io volevo sottolineare che è chiaro che quello che il testo che è stato definito ieri, che poi vedremo quale iter legislativo avrà, ci auguriamo il più rapido possibile, in relazione ai controlli, è chiaramente solo un pezzettino della questione, e come Futura Libertà e come Terzo Polo l'abbiamo sottolineato ieri. Ciò non di meno è un punto importante. A differenza di quanto qualcuno ha detto oggi, chi conosce le questioni sa che le previsioni del testo di ieri, cioè l'obbligo di certificazione dei bilanci di tutti i partiti che ricevono o abbiano ricevuto anche in passato finanziamenti pubblici da parte di un certificatore di quelli autorizzati dalla Consob, è un piccolo passettino significativo, oggi non c'è. Come è significativo aver previsto una commissione terza, indipendente dalla politica, che faccia un ulteriore vaglio di conformità. Ieri in quel testo, ad esempio, si recepisce la critica che è venuta dall'Europa, sottolineando che tutti i contributi sopra i 5.000 euro debbano essere contributi nominativi e registrati, anche questo è un piccolo passo significativo, così come è significativo prevedere che se un partito politico dà un contributo di 50.000 euro a qualsiasi associazione, fondazione, qualsiasi ente, azienda, eccetera, l'obbligo di certificazione ai sensi della legge sul finanziamento pubblico passa anche in capo a quest'altro. Quindi ieri si è fatto un pezzetto importante. Quello che abbiamo sottolineato noi di Futura Libertà, ma in questo tutte le forze del Terzo Polo, è che questo non ha nulla a che vedere con un altro capitolo che va aperto, che è quello della attuazione dell'articolo 49, cioè di un perimetro giuridico minimo entro il quale un'associazione possa definirsi partito politico, accedere alle competizioni e ai rimborsi elettorali, e questo è, lo ricordo, un impegno che già c'è è previsto che entro maggio, già calendarizzato per maggio in aula. Lì bisogna poi discutere della quantità, e non solo, come diceva Fabio, da parte nostra, ma anche peraltro da parte delle altre forze del Terzo Polo. Noi abbiamo stabilito un principio che è quello del dimezzamento,
si può anche andare oltre, ma comunque è chiaro che il finanziamento pubblico, come l'abbiamo conosciuto, per quel che mi riguarda innanzitutto bisogna toglierlo dall'ambiguità. Quello che è rimborso elettorale deve essere rimborso elettorale, punto, cioè rimborso delle spese sostenute nelle campagne elettorali. Il resto va definito, quantità quindi ridotte almeno alla metà e ritorno a un finanziamento che sia un finanziamento su base volontaria, eventualmente con una possibilità di defiscalizzazione. Questo è l'agenda necessaria e irrinunciabile da parte di chi non voglia rispondere o assecondare questo o quel pronunciamento, ma di chi abbia a cuore una politica libera in un paese libero e chi abbia consapevolezza che quello che è successo nelle ultime settimane in termini di scandali o emersione di fatti totalmente deprecabili rispetto all'uso dei quattrini da parte delle forze politiche dimostra che i finanziamenti pubblici così come sono innanzitutto non funzionano. Non hanno prodotto, come qualcuno qualche lustro fa riteneva, perorando la reintroduzione del finanziamento pubblico bocciato dal referendum, non hanno introdotto una maggiore capacità delle forze politiche di produrre partecipazione, perché poi si è visto nella stagione referendaria dell'anno scorso che senza finanziamenti pubblici si può attivare una partecipazione popolare formidabile, che poi si riversa anche nelle urne, come si è visto. Non ha prodotto pulizia e uso proprio dei fondi, ma è anche prodotto meno competizione politica, tutto sommato, no? Perché l'accesso al finanziamento pubblico in qualche modo toglie energia alle forze politiche, che hanno una rendita in termini letterali, in questo caso anche finanziaria, che deriva semplicemente dalla partecipazione elettorale. Quindi è chiaro che questo, lo dico per chiarezza, la cosa di ieri era un pezzettino, secondo me affrontata e risolta in modo dignitoso, ma resta un pezzettino di una questione più ampia. Poi le riforme non si possono fare ieri, quindi è chiaro che i tempi minimi sono comunque tempi necessari. Per quel che ci riguarda l'obiettivo è entro maggio, quando il provvedimento arriverà in aula, articolo 49 e dimezzamento e riformulazione del finanziamento pubblico. Di qui sono ricandidabili nel 2013, siano parlamentari del Parlamento. Se non fosse così potrebbe essere un modo perfido per fare un po' di selezione dei gruppi dirigenti, ma purtroppo per chi spera diversamente non solo non abbiamo un inquisito, ma nel codice etico così come è stato formulato, che è molto rigido, nessuno degli attuali parlamentari poi non so se qualcuno di noi in prossimità delle elezioni commette un omicidio o qualcosa, ma questo è un altro discorso. Allo Stato nessuno, tutti sono ricandidati. E non abbiamo nemmeno il finanziamento pubblico. No, non è per quello, e questa è una cosa da specificare. Noi viviamo esclusivamente sui fondi che mette a disposizione il singolo parlamentare, dalla vita del partito alle federazioni alle sedi aperte in tutta Italia. Siamo l'unico partito a farlo. Potevamo avere l'interesse, come tutti gli altri, a mantenere l'attuale quota di contributo per recuperare un po' delle risorse importanti che ognuno di noi impiega in politica. Probabilmente siamo tra i pochi che iniziano realmente a perderci facendo attività parlamentare in termini concreti ed economici. Che se c'è un'intesa sostanziale su cui tutti hanno detto sì, va bene, dimezziamo almeno il contributo attuale, è vero che c'è un fatto e si può attuare da subito. Cioè, non è che fai la legge e quindi dal 2013, quindi quando voteremo cominceremo, o cioè chi incassa comincerà ad incassare la metà.
Ad oggi abbiamo detto ci sono 503 milioni destinati, 300 sono già stati ripartiti, ce ne sono 200 da ripartire ancora, allora quel dimezzamento che verrà attuato tra un anno si può praticare da subito. Il nostro appello ai segretari di partito è questo: incassate, ridate allo Stato. Su quel, lo Stato crea un fondo, non vogliamo dire a chi metterlo, decide il governo, vuole darlo alla Caritas, vuole darlo alla scuola, all'università, vuole darlo alla ricerca, vuole darlo alle famiglie indigenti, lo faccia, però si può fare subito. Cioè, per evitare che l'unico procedimento retroattivo sia quello delle pensioni, voglio dire, sui diritti i partiti, questo è retroattivo. Abbiamo... State, voglio anche precisare una cosa sul codice etico, perché è bene che i giornalisti questo lo riprendano. Il PDL ha votato all'unanimità il codice etico in antimafia, ma è l'unico partito che poi non ha firmato il codice etico e che poi non l'ha, ma non è il solo a non averlo fatto, applicato concretamente, perché nelle scorse amministrative 48 candidati delle liste erano pienamente, 48 eletti, non candidati, 48 degli eletti, nelle scorse amministrative sono pienamente dentro, il caso di dirlo, le questioni del codice etico. Ma il prossimo, sì. Sul problema del finanziamento pubblico viene erogato a luglio, formalmente parte da aprile, cioè parte da legislatura a legislatura, però l'erogazione avviene a luglio. La nostra proposta è dimezzare il finanziamento pubblico. Siccome nel 2008, dal 2008 a oggi c'è un tot di finanziamento pubblico, quello che ancora deve essere erogato è un po' meno della metà. Noi proponiamo che non venga dato ai partiti e che venga costituito un fondo da utilizzare per questioni legate a ciò che il governo riterrà, ma ovviamente verso la solidarietà sociale. Posso dire qualche cosa di più? Siccome non siamo per alimentare il populismo, è chiaro che se tu oggi vai in piazza e dici abolire tutto, si arrangino tutti, eccetera, eccetera. Io sono di quelli che pensa che i partiti stanno dando cattiva prova di sé, è vero. Però qualcuno mi deve dire qual è la forma di partecipazione democratica che superi i partiti, mi deve proporre un'alternativa, dire facciamo un'altra cosa che è diversa dai partiti. Io sono d'accordo che i partiti si devono dare una ridimensionata, devono darsi un codice etico, devono dare i buoni esempi invece dei cattivi esempi. Dopodiché, quando qualcuno mi spiega qual è la forma di partecipazione democratica che non passa attraverso le urne e la presentazione di liste di partito, ragioneremo su altro. Un'altra cosa sono i famosi costi della democrazia. Io non credo che la democrazia costi. La democrazia, cioè che il costo va visto come un elemento negativo. Ci sono elementi di partecipazione democratica che inevitabilmente hanno dei costi. E questo è vero. Perché per populismo si può dire aboliamo il Parlamento, non serve a niente, vogliamo tutti, aboliamo i partiti, eccetera, eccetera. Allora, il finanziamento pubblico era esagerato. Tra l'altro, sul finanziamento pubblico ci si pronunciò con un referendum. Quel referendum venne superato attraverso la forma del cosiddetto rimborso elettorale. Abbiamo appurato che i rimborsi vanno ben oltre il rimborso perché i partiti in realtà hanno speso, almeno alle ultime elezioni, sostanzialmente un terzo di quello che viene poi erogato. Dico anche che però che non sono per la politica dell'urlo e basta, per capirci. Perché se no... Poi si torna a fare i parlamenti in cui si possono andare soltanto i nobili e i ricchi, perché questo è un fatto. Dico anche che se la politica non ha un metodo di funzionamento pulito, poi succede che qua dentro si fa la vendita degli emendamenti, perché poi così funzionano le cose. Perché di fronte alla teorizzazione e all'estremizzazione di certe cose, io dico, poi dobbiamo anche vedere come poi un sistema funziona e funziona correttamente. Perché nel momento in cui tu dici io voglio vivere in una repubblica libera e democratica in cui ci si confronta con le elezioni, in cui ci sono inevitabilmente quei corpi che sono... Regolamentiamoli i partiti. Una delle cose sulle quali è giusto insistere a proposito dell'applicazione della Costituzione, diamo le regole ai sindacati, diamo le regole ai partiti e a proposito di riforma del mercato del lavoro, perché no, diamo attuazione anche a quel principio costituzionale di partecipazione dei lavoratori all'impresa, agli utili e all'impresa.
penso che queste siano, come dire, tematiche in cui la politica ne viene nobilitata, e se tutto questo ha anche dei costi, penso che fanno parte del sistema e della partecipazione democratica, se no si fa populismo che non vale niente. Espresso molto chiaramente con il sostegno al governatore Lombardo, che ha qualche problema, diciamo, di questo tipo. Si concilia perfettamente, perché il governatore Lombardo, anche dopo aver consultato i partiti che fino ad oggi lo hanno sostenuto, soprattutto per la importantissima azione nel campo dei rifiuti e nel campo della sanità pubblica portata avanti da assessori che rispondono al nome di Caterina Chinnici, magistrata e figlia di Rocco Chinnici, di Russo, magistrato e ex sostituto di Paolo Borsellino, una direzione sanitaria affidata alla figlia Lucia di Paolo Borsellino, ha ritenuto, alla luce di questa imputazione coatta, cioè questa richiesta coatta di rinvio a giudizio che ha subito, convocando una conferenza stampa, ha già detto che lui se chiede il giudizio abbreviato si dimette, o se non chiede il giudizio abbreviato e viene rinviato a giudizio si dimette. Quindi è Lombardo ad essere perfettamente coerente con il nostro codice etico.